Benvenuti ad una nuova puntata di Braccobaldo TV. Oggi parleremo del bracco danese e per farlo siamo ancora una volta in collegamento da Cagliari con Marco Bausari, titolare dell'allevamento Dogville Farm Kennel. Ben trovato, Marco. Bentrovati a voi, buonasera. Allora, per iniziare subito con l'argomento di oggi, il bracco danese, che tipologia di cane è? Allora, il bracco danese è un bracco, quindi è tipologia braccoide, di dimensioni abbastanza ridotte, ma di ossatura e di potenza molto elevata. Quindi è un cane abbastanza pesante, ma allo stesso tempo molto contenuto come misura. Comunque è un bracco, cane del gruppo 7 e quindi è un cane da caccia. Come mai avete scelto il bracco danese? Allora, abbiamo scelto il bracco danese perché è una tipologia di cane con una selezione minuziosa fatta in madrepatria, perché praticamente i nostri sono gli unici due cani che sono in Italia e ci sono pochissimi allevamenti in Europa, ma tantissimi chiaramente in Danimarca, essendo la madrepatria di questa razza. E avevamo bisogno di differenziare il lavoro all'interno dell'allevamento e questa razza ci è piaciuta molto, l'abbiamo vista in allenamento in Croazia e ci è piaciuta molto perché ha un galoppo molto intenso, ha una tipicità molto intensa ed è un cane sicuramente con un carattere eccezionale, quindi addestrativamente parlando è un cane veramente meraviglioso. Quindi diciamo per esigenze di caccia. E anche questa razza abbiamo visto che è da caccia, ma può stare in famiglia, è adatta ai bambini? Cosa ci sa dire? Allora, in madrepatria praticamente non esistono quasi canili, box o come dir si voglia, dog hotel vengono chiamati in tante maniere, anche qua in Italia. Quindi è sempre un cane che abita in famiglia. Tutti i cacciatori e utilizzatori che lo portano a caccia, sia come gregario che come cane semplicemente da compagnia, vivono sempre in casa. Quindi è un cane che può tranquillamente stare a contatto con bambini, non può stare a contatto con famiglie senza assolutamente problemi. Marco, ci può parlare della selezione in Danimarca e del lavoro del club? Allora, questa razza è una razza selezionata in una maniera univoca, quindi non abbiamo una linea da lavoro e una linea da bellezza, che nonostante per tutta l'FC di tutte le razze del gruppo 7, lo standard di razza sia morfologico che di lavoro è uno solo, però abbiamo sempre cani che sono più propensi al lavoro, cani che sono più propensi alla morfologia. Questo in tutte le razze del gruppo 7. E nei bracchi danesi invece la razza è stata portata avanti con un unico scopo, con un unico discorso, quindi il cane che sia principalmente sano e che quindi abbia una struttura fisica molto robusta, che possa non avere problemi, quindi assenza di displasia, non hanno nessun problema di oculopatia o cardiopatie, ma tutti i cani lavorano. Quindi è stata portata avanti in una maniera meravigliosa, secondo me. Il lavoro che ha fatto il club e chiaramente il nostro ENCI danese è stato un lavoro molto minuzioso e fatto molto bene, per cui i cani sono assolutamente sani. E quasi tutti lavorano e quasi tutti vivono in casa, in famiglia. Quindi il lavoro che è stato fatto in maniera molto, molto, molto bella. E per questa razza ci sono delle patologie particolari alle quali bisogna tenere attenzione? Allora, sicuramente essendo un cane pesante, le lastre della displasia sono consigliate sia le preventive a 7-8 mesi, sia le ufficiali FC a 12 mesi e quindi il cane meno gradi di displasia ha e meglio è. Quindi noi tendiamo a far accoppiare cani che sono a zero o massimo B0. A come displasia dell'anca e zero come displasia del gomito. Quindi sicuramente l'assenza di displasia è fondamentale. Poi loro hanno la sindrome da PRA, che praticamente sarebbe un problema, una specie di oculopatia, cioè un problema agli occhi, per cui rischiano la cecità in età abbastanza giovane, intorno ai 2 anni. Però hanno fanno un test con sierologico con un prelievo di sangue minimo al cucciolo entro i 60 giorni, per cui riescono a vedere se il cane sarà portatore sano di PRA, quindi lo ha ma non lo trasmette, o addirittura sarà un cane assente, quindi che non lo trasmette perché non lo ha direttamente.
quindi diciamo che in linea di massima è un cane sano, però questi sono gli unici due problemi da tenere d'occhio come riproduzione. Perciò è molto importante prendere un cane da un allevamento serio per essere sicuri che non abbia queste patologie, o sbaglio? Assolutamente, l'allevamento serio è una parola che da un certo punto di vista mi fa brividire, perché l'allevatore viene sempre additato come non selezionatore, ma come persona che vuole guadagnare dal mondo animale. Invece l'allevamento è un sacrificio economico ed è un sacrificio di tempo e di lavoro veramente incredibile per chi lo fa come noi in maniera seria e praticamente H24, perché noi viviamo insieme ai nostri cani. Quindi sicuramente l'allevatore, a differenza di un privato, ha una struttura e ha un'esperienza diversa e quindi può sicuramente sopperire a delle problematiche che, considerando che la genetica non è un'opinione ma è una scienza, e non è proprio una scienza esatta, perché in genetica può succedere, alcuni problemi possono venire fuori anche se noi non li vogliamo, sicuramente l'allevatore professionista è una persona che può sicuramente sopperire a problematiche future. Marco, e per concludere, ci può parlare delle caratteristiche dello standard e della dimorfia di questa razza? Allora, questa razza di molto importante ha un dimorfismo sessuale tra il maschio e la femmina molto notevole. Loro dicono che la femmina è brillante e spumeggiante, mentre il maschio è molto taurino. Ed è giusto, infatti. Loro, intendo chiaramente i danesi. La femmina si muove sul terreno con agilità ed è una cagna molto contenuta come misure, ma strutturalmente molto strong, come dicono gli inglesi. Mentre il maschio è un po' più lento, chiaramente, e ha un'ossatura molto più importante. Anche la differenza di rapporti cranio-facciali sono molto diversi. Il cranio di una femmina è molto più esile, la labbratura molto meno sviluppata e molto più sfuggente, mentre il maschio di Bracco Danese ha una testa molto importante. L'unica poca differenza che c'è è la giogaia, che noi come razza italiana l'abbiamo nel Bracco Italiano, che è un po' di pelle in più, diciamo, all'altezza del mento, sotto il mento, che è poco evidente nelle femmine e molto più evidente nei maschi, però in tutte e due è abbastanza evidente, quindi diciamo che è l'unica cosa che accomunano, e ovviamente il colore, che è una pezzatura bianco-marrone, che rimane sia per i maschi che per le femmine. Marco, io la ringrazio per essere stato anche quest'oggi qui con noi, e la ringrazio anche questa volta per la passione che mette nel suo lavoro, che devo dirle che traspare dalle sue parole. Grazie. Grazie a voi per l'opportunità, per la gentilezza, spero di rincontrarvi presto. E grazie a tutti i nostri telespettatori che sono stati oggi qui con noi. Io vi ricordo che le repliche delle puntate possono essere viste tramite il portale braccobaldotv.it, e noi ci rivediamo alla prossima puntata.